Salve amici e bentornati sul canale. Io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione davvero grandissimo. Finalmente, dico finalmente, sono riuscita a trovare un attimo di quiete, calma. Matilde dorme, Celeste è uscita, quindi probabilmente riuscirò a girare questo video. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, un bacio grandissimo e ringrazio tutti gli iscritti che lasciano sempre sotto i commenti. Grazie, 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 mi fa super piacere. E oggi parleremo un po' di commenti, in quanto questo video che vado a girare vi vede protagonisti. Protagonisti voi perché sarete voi a votare la mia lettura. Vedo che diverse colleghe che hanno il canale YouTube come me, che parlano di libri, fanno questo genere, diciamo, di video. Scegliete voi tramite la votazione il libro che voglio leggere. E io qui con me ho un po' di letture che vorrei affrontare, da tempo che voglio affrontare, e vorrei un aiuto da parte vostra. Dato che ho quasi terminato di leggere Jane Eyre, mi sono appassionata un po' ai classici. Non ne ho letti tanti nella mia vita, ne ho letti pochi, quindi vorrei recuperare il tempo perduto, quindi vorrei assolutamente affrontare altri classici durante quest'estate. Dato che i gruppi di lettura sono belli intensi, quindi stiamo facendo belle letture, il tempo a disposizione è sempre poco. Ho pensato di leggere un classico, sono abbastanza corposi, durante l'arco di tutta l'estate. Intendo anche tutto settembre, mi prendo tempo. Quindi luglio, agosto e settembre, mi prendo 3 mesi, quindi a fine settembre andremo a parlare del libro che voi voterete, quindi mi prendo questi 3 mesi e mi voglio leggere con calma uno di questi mattoncini. Nulla, ora inizio, ve li mostro. Non c'è troppo da dire e non voglio sapere troppo delle trame, quindi questo sarà un video abbastanza, credo, breve. Premessa fatta, quindi è un video che probabilmente intitolerò 5 1, 2, 3, 4, 5, 5 classici per me, ma il libro che leggerò lo sceglierai te. Facciamo la rima, una cosa del genere, lo chiamerò così. Quindi, come funziona? Voi sotto a questo video darete la vostra preferenza, ecco, al libro da leggere, che leggerò io durante l'estate, quindi scriverete la vostra preferenza, poi metterò la votazione anche sul gruppo Telegram e anche sul gruppo, scusate, anche su Instagram. Farò tutto un calcolo da qui. Per la prossima settimana, ecco, prendiamoci, diciamo, più o meno una settimana di tempo. Mi prendo una settimana di tempo e tra una settimana farò il calcolo dei voti e vi dirò dei winner is, si dice così, dei winner is, e vi dirò il libro che avete scelto. Partiamo subito. Intanto io vi dico che di classici ce ne ho diversi in libreria, però questi in modo particolare sono proprio quei classici che da anni volevo proprio leggere. Orgoglio e pregiudizio. Credo il libro, forse uno dei libri più letti, più amati, uno dei libri che ha rappresentato proprio un po' il romantico. È un libro che hanno letto, credo tutti, manco solamente io, Jane Austen. E da qui film, serie TV, credo, diciamo che è proprio straconosciuto, quindi neanche visto a leggere la trama. Vi posso dire che anche Ilenia Zodiaco, mi sembra quest'anno, lo ha letto, perché lei sta facendo proprio il gruppo dei mattoni inglesi, quindi lo hanno già letto loro. Io avevo questa bellissima edizione della Burdelux. Avevo anche iniziato un pochino a leggerlo e anche l'ascolto, poi sono stata presa e rapita da altre letture e ho abbandonato. Ma sono anni che io prendo in mano Orgoglio e Pregiudizio, che ce l'ho in 3 o 4 edizioni, se non sbaglio.
Quindi ho più edizioni, credo che leggerò questa, che queste edizioni della Bordelax le trovo magnifiche, ma anche la traduzione mi piace tantissimo. Ho letto Il Maestro e Margherita, sto leggendo Jane Eyre, quindi mi sono piaciuti tantissimo, per cui probabilmente lo apprezzerò. Per cui un libro che spero di leggere, chi lo sa, entro quest'anno, a prescindere comunque dalla votazione, se vincerà o meno, spero che entro l'anno riuscirò a leggerlo, è sicuramente Orgoglio e Pregiudizio. Passiamo a un altro Burdelax mattone, ed eccoci qua con Notre-Dame de Paris. Ho selezionato questo libro perché con Monia, Hobbit di biblioteca, che saluto, dovevamo leggerlo insieme, ma Monia mi conosce. Ci sentiamo ogni tanto, mi fa sempre tanto piacere sentirla telefonicamente, insomma. E Monia lo sa che tra le varie letture, vari impegni e tutto, non sono riuscita a portare a termine la lettura. L'ho iniziato anche con l'ascolto e poi l'ho abbandonato. Però entro il 2023 Notre-Dame de Paris deve essere letto. Anche in questo caso è un libro che desidero molto leggere. Anche qui non sto troppo a dirvi della trama, libro straconosciuto anche in questo caso. Che dire, ispirazioni varie ed eventuali su Notre-Dame de Paris, io di Victor Hugo non ho mai letto nulla, quindi sarebbe anche il mio primo approccio a questo autore. Lo avete amato, lo avete letto? Nei commenti, oltre alla votazione del libro che io leggerò quest'estate, lasciatemi anche scritto che mi fa piacere se avete letto uno di questi classici, se lo avete amato, se l'avete odiato, eccetera, eccetera. Quindi, secondo libro, Notre-Dame de Paris. Passiamo ad un autore che invece conosco, l'unico di tutti di questa cinquina di libri che ho candidato, è lui, Dostoevsky, ma io non lo so, lo chiamerò in maniera un po' cafona perché non andrebbe chiamato Dostoevsky, ma non me ne frega niente, mi viene spontaneo. Dostoevsky, non Dostoevsky, da tu non sciogli lingua, come il mio cognome, vero? Ok, Dostoevsky, Delitto e Castigo. Io ce l'ho in questa edizione Oscar Classici, quindi vi consiglio, se volete, andare a recuperare un po' di classici. Adesso approfittatene perché ci sono gli sconti Mondadori. Prossimo video che girerò, probabilmente vestita uguale, quindi non ci fate caso, con questa mia magliettina tutta frufru, è il video che girerò per darvi consigli sui libri Mondadori che sono in sconto, che io ho a casa tra i letti e soprattutto che sono di più i non letti, quindi vi girerò un lungo video chiacchiericcio. Dopo questo mi metto a girare quello. Per cui approfittate degli sconti. Allora, Fedor Dostoevsky, Delitto e Castigo. Dico, è un autore già conosciuto perché di lui ho letto Le Notti Bianche. Ho iniziato e poi abbandonato L'Idiota. Ho iniziato e abbandonato Delitto e Castigo. Ho iniziato e abbandonato I Fratelli Karamazov. Quindi diciamo che ci ho provato, con lui. Ci ho provato più di una volta. Però poi, spaventata dalla mole, ho sempre un po' abbandonato. Però diciamo che voglio dare assolutamente una chance a quest'autore, per cui anche questo è un libro che ho pensato di candidare. Altro libro che voglio leggere perché ne ho sentito parlare non bene di più e se ne parla non tantissimo, magari più dei film, più delle rappresentazioni cinematografiche, eccetera. Stranoto e straconosciuto, però la lettura del libro, anche chi conosco, non lo ha letto. Tutti la sappiamo la storia, tutti la conosciamo, ma la lettura vera e propria in sé del libro di Mary Shelley, Frankenstein, ne ho sentito parlare poco. Poche persone che io conosco non lo hanno letto, ma la storia la conosciamo tutti. Quindi ho pensato, perché non approcciarmi a Mary Shelley e conoscere la vera storia, appunto, poi vedete dentro com'è decorato. Sono così queste edizioni della Oscar Classici Mondadori. Ho detto perché non conoscere questa autrice attraverso appunto proprio la lettura di Frankenstein mi ispira. Sicuramente è una lettura che preferirei fare, non so, più in autunno che d'estate, però
perché no, ci sta anche d'estate. Fatemi sapere comunque se lo avete letto e se lo avete apprezzato. Ultimo e non ultimo, mi sono data la follia, ecco perché mi sono presa 3 mesi, perché se voi sparerete questo titolo in 3 mesi ci vogliono tutti, poi magari no, perché magari mi innamorerò di questo libro, di questo autore e di questa storia, quindi magari con 1 mese l'ho letto, non lo so. Che cosa sarà mai? Il Conte di Montecristo. Parliamo di Dumas. Capite bene che non ho letto le trame, perché cioè non c'ha senso che mi metto qui a dirvi la trama, anche perché non la voglio sapere neanche io più di tanto. Anche qui Il Conte di Montecristo, un libro amatissimo, letto da tutti. Negli ultimi anni c'è stata anche un po' come una moda, no? A leggere proprio Il Conte di Montecristo. Lo vedo anche un libro da ombrellone, perché no? Sicuramente avvincente, avventuroso, potrebbe essere un libro sicuramente, come dire, anche di intrattenimento, ecco, senza troppo impegno mentale, così me lo aspetto, poco impegnativo e molto di avventuroso, come dire, ecco, adesso non mi viene il termine, comunque mi avete capito. Quindi Il Conte di Montecristo, mi sono presa appunto 3 mesi, ve lo dico, senza problemi, perché è inutile fare queste, non direi proprio challenge, sfide, però con me stessa è una sfida riuscire a leggere uno di questi mattoni, a parte Frankenstein, ma sono tutti bei mattoni. Per cui mi sono detta, ok, facciamo questa sorta di sfida, vediamo se riesco a leggere uno di questi classici, però diamoci anche un tempo, capendo anche che ho altri gruppi, ho i gruppi di lettura, il gruppo di lettura fisico qui, il book club, ce ne ho tante di letture in ballo, quindi vorrei portare a termine in maniera ragionevole la lettura, per cui 3 mesi e chi se ne importa. Conte di Montecristo, quindi è l'ultimo che vi chiedo, avete letto, non avete letto, avete amato o meno, me lo consigliate da leggere, può andar bene per l'estate o meno? E questo è l'ultimo libro che vi mostro. Quindi una bella cinquina, ve li mostro nuovamente. Votate Il Conte di Montecristo, Frankenstein, Delitto e Castigo, Notre Dame de Paris, ora crolla tutto, e ultimo Orgoglio e Pregiudizio. Sono stracuriosa di sapere cosa mi consigliate e scegliete per la prima volta, scegliete voi cosa andrò a leggere. Quindi votate qui sotto scrivendo il titolo del libro, poi metterò anche su Instagram una sorta di sondaggio e farò il sondaggio anche sul mio gruppo Telegram. Sommerò tutti i voti e tra una settimana capiremo qual è il libro vincitore e io da 1° di luglio inizierò la mia lettura classica. Niente, il video finisce qui, ve l'avevo detto che era un video chiacchiericcio abbastanza rapido, però anche i video più brevi ci stanno ogni tanto, anche perché così dopo vado a fare il video più lungo sui consigli dei libri Mondadori. Io vi mando un bacio davvero gigantesco e ci vediamo quindi prestissimo per un nuovo video.